Benvenuti a Dietro le Quinte. In questa puntata Renzo Rubino e Raffaele Casarano in omaggio a Lucio Dalla per il Locomotive Jazz Festival. Dopo il successo della 13ª edizione estiva, il Locomotive Jazz Festival ha scelto di destazionalizzare la propria proposta musicale e scoprire nuovi palchi a Martina Franca, la prima Autumn Edition nel cuore della Valle d'Itria. Ascoltiamo l'intervista con Renzo Rubino e Raffaele Casarano. Locomotive Jazz Festival, innanzitutto una sezione invernale, però con una bella idea questo omaggio a Lucio Dalla. Che cosa si ascolta questa sera? Ma Lucio Dalla ha iniziato suonando il clarinetto ed è entrato prepotentemente nel mondo della musica facendo jazz, quindi il connubio tra Locomotive e Lucio è perfetto. È il mio cantante, artista, cantautore preferito, quindi sono privilegiato stasera. Parliamo un po' di questo duo, Casarano-Renzo. Da quando è nata questa amicizia un po' musicale? Ma questa è una di quelle domande alle quali non riusciamo a dare una risposta, nel senso che ci siamo svegliati un giorno e abbiamo detto facciamola subito questa cosa, facciamola. E quindi da stasera in realtà inizia diciamo un percorso un po' più vicino dal punto di vista artistico tra me e Renzo, che stimo tantissimo, non c'è bisogno che lo dica qui. Insomma, per me un artista a 360 gradi riesce a è un po' l'strumentista, e questo, diciamo, è una di quelle cose che a un musicista fa sempre piacere condividere. E poi ovviamente è una voce che è pazzesca. Rubino ha compreso che la musica sarebbe stata la sua vita quando a 7 anni ha visto il suo primo concerto di Lucio Dalla, ovviamente, ma non ha fatto in tempo a incontrarlo. Sarò felice quando avrò scritto delle colonne sonore per il cinema e magari il mio sogno sarebbe anche vincere l'Oscar. Ho suonato il pianoforte di Lucio a casa di Lucio, ricorda Renzo, e per me è stato come conoscerlo. E durante il concerto omaggio si rafforza quel legame tra Renzo, cuore e pianoforte, è il poeta malinconico di Piazza Grande. Come vi siete scelti? Qual è il segreto per far funzionare un duo sulla scena musicale? Che qualità deve avere l'accompagnatore? Ma secondo me ci deve essere feeling, che va al di là della musica. E poi di fatto non abbiamo mai suonato insieme, quindi stasera È la prova del no. scopriremo un po' come andrà, cosa succederà. Parliamo un po' di Dalla, qual è la canzone che preferite e perché? Ma la mia canzone preferita in assoluto è Cara, che è una canzone d'amore secondo me meravigliosa. Poi ce ne sono tantissime, Futura, che è stata scritta davanti al muro di Berlino. Lui è sceso dalla macchina, ha preso questo taccuino, ha iniziato a scrivere chissà domani su che cosa metteremo le mani, immaginando una storia d'amore tra due persone divise da questo muro. Per te invece? Per me, come diceva Renzo, Lucio è sempre stato un punto di riferimento importante per come concepiva la musica. Lui era appunto clarinettista, sassofonista, ha suonato jazz, ha suonato anche con jazzisti abbastanza importanti e poi ha sempre avuto una penna pazzesca e mi sono sempre sentito molto vicino a quel mondo così pieno di emozione, per cui è veramente un onore anche condividere per la prima volta il suo pensiero, in qualche modo rivisto da Renzo.
Renzo Rubino e Raffaele Casarano celebrano un omaggio con un riarrangiamento tutto personale delle poesie fatte musica, che sono ormai colonna sonora e l'eredità che ha lasciato il grande cantautore bolognese. Io e te, pianoforte e sax, che ne dici? Gli ha proposto Casarano. Facciamo una prova, ha risposto Rubino. Ma è jazz e il concerto si vive sul momento, ed è così che nasce il duo Rubino-Casarano, uniti dal jazz, dalla musica. Musica che è vita, ma anche gioco. Un gioco che è diventato vita attraverso le melodie delle più celebri canzoni di Lucio Dalla. Come nascono le idee e la tua prossima idea, quale sarà? Proprio prima con un mio amico pianista Roberto Esposito, che tra l'altro ci farà una sorpresa stasera, parlavamo del fatto che questo è un ambito, un mestiere in cui devi poterti ficcare, passatemi il termine, in situazioni diverse anche dalle tue, perché c'è la voglia e il desiderio di crescere e di scoprire, bisogna essere curiosi, quindi il mio prossimo progetto sarà sicuramente molto diverso rispetto a quelli precedenti, però non mi va per il momento di dire altro, ci sto già lavorando. Cosa devono fare i giovani oggi per fare musica, secondo voi? Devono studiare. Ormai e poi? Non studia più nessuno, per cui l'invito è quello di prendere la musica come un fattore veramente molto serio e rimettersi a studiare. La musica non è una roba per apparire in TV, però so anche che ci sono tanti bravi musicisti giovani, noi ne abbiamo contati 53 in 4 anni che sono arrivati da tutte le parti d'Italia attraverso i Locomotive Giovani, e sono ragazzini di 15 anni, 16 anni che suonano da Dio e intendono fare sul serio e quindi studiano anche tanto, per cui incoraggiare anche i ragazzi, per chi vuole immagino anche cantare, di studiare la musica, perché è veramente un qualcosa che fa bene al corpo e alla mente. E dove abiterai? Il cielo sotto il quale dormirai? Così non ci lasceremo mai, neanche se muoio e lo sai. Io ci provo a pensare, non mi dimentico. Raffaele Casarano nel settembre 2004 è fondatore del progetto Locomotive, che lo vedrà esibirsi in diversi club italiani, ma in particolare nel gennaio 2005 al Sound Jazz Club di Bruxelles. Nel maggio 2005 fonda insieme ad Andrea Sabatino il Sabatino Casarano Quintet, con Nicola Andrioli al piano, Marcello Nisi alla batteria, Marco Bardoscia al contrabbasso. Da qui inizia un anno di preparativi per incidere il suo primo disco Legend per 12 Lune Records, con la partecipazione dell'orchestra del Conservatorio Tito Schippa e Paolo Fresu. Giovane per fare il cantautore oggi invece che deve fare? Ma aggiungo a quello che dice Raffaele, a crescere la propria sensibilità. E come si fa? Si fa secondo me leggendo dei bei libri, si fa andando un po' fuori dagli schemi, perdendosi, guardando un bel film, ascoltando buona musica, cercando di vivere al di fuori di se stessi. Se dovesse fare una colonna sonora di un film, che tipo di film sarebbe? Io mi immagino proprio un cinema francese abbinato al nostro duo, sì sì. Francese per te invece? Guarda, c'è direi un Woody Allen, Midnight in Paris, proprio ci sta, perché c'è Parigi, c'è la Francia, c'è ironia e romanticismo. Grazie per essere stati con noi, adesso un saluto al pubblico di Dietro le Quinte. Ciao, ci vediamo presto, Dietro le Quinte, ma si spera sempre il più possibile davanti. Ciao da Dietro le Quinte, vi salutiamo e vi diamo appuntamento in giro per l'Italia, insomma ci vediamo molto presto, grazie. Quando passa la gente aspetta. Volare è puro di colore.
colori, nuvolari, una maschera da niente. Morare alla bocca sempre chiusa, di morire non importa niente. Corre, corre, corre dentro al sole, tre per tre, per lui fa sempre sempre. Con la ferocia fa quello che può, dentro il fuoco di mille sale. Con questo è tutto, per rivedere le puntate www.dietrolequintetv.com e per le vostre segnalazioni info@dietrolequintetv.com. Arrivederci alla prossima puntata.